Ciao a tutti, sono Serena Nicora, vi leggerò un breve brano tratto da Il Rifugio, Domoli Edizioni. Basta, urla esasperato Tommaso, barcollante e con lo sguardo perso, tenendo in una mano una bottiglia di birra, in piedi accanto ad Emma e Carlo, che si voltano verso di lui sorprese. State zitti, continua il ragazzo, visibilmente ubriaco, poi scaglia la bottiglia per terra, lasciando sul pavimento cocci di vetro e birra. Ma guardatevi, urla disgustato, guardate come siete ridotti, patetici falliti, avete distrutto tutto quello che avevate e non sapete neanche perché, con le vostre strategie, i vostri discorsi senza senso, non sapete nemmeno dire quello che dovete dire, a chi lo dovete dire, nel momento in cui lo dovete dire. Tommaso inizia ad ansimare per la mancanza d'aria. D'accordo, hai ragione, ma adesso calmati, dice Emma, non farti sentire dai soldati. In quel momento il soffitto scricchiola, lasciando cadere polvere e calcinacci sul pavimento. Il ragazzo guarda in alto e poi nuovamente Carlo ed Emma. Io avrei potuto fare meglio, urla il ragazzino in faccia ai due adulti. Io sarei stato migliore di voi. Io avrei detto le parole giuste, al momento giusto. Io avrei potuto fare la differenza. Io avrei potuto avere una vita che avrebbe fatto la differenza. Non come voi, maledetti falliti. Tommaso si ferma, esausto, si piega su se stesso ed ansima. Per favore, calmati, dice Emma. Se non ti calmi, ti faranno un'iniezione. Io avrei potuto avere una vita, urla nuovamente il ragazzo. Perché non avete fatto niente? Perché avete lasciato che succedesse tutto questo? E adesso morirò qui, morirò qui. Improvvisamente i tre giovani soldati arrivano alle spalle del ragazzo. Giulio e Paolo lo immobilizzano, mentre Monica si avvicina con una siringa in mano. No, ferma, urla Emma. Ha bevuto. Potrebbe fargli del male. Ferma, si stava calmando. Monica, senza curarsi delle parole della donna, buca il collo del ragazzo con la siringa. Tommaso urla, mentre Emma distoglie lo sguardo dalla scena. In pochi attimi il ragazzo smette di divincolarsi e si accascia tra le braccia di Paolo e Giulio, che lo trasportano di peso verso la poltrona. Perché non avete fatto niente? Farfuglia ancora il ragazzo prima di addormentarsi. Perché? Grazie per l'attenzione. Il rifugio di Serena Nicora. Tomo le edizioni per Book Summer. Ciao!